Super ciao ragazzi miei, bentornati in questo nuovo episodio del gameplay di Jak and Daxter. Sono Enrico 0DX e questo è il mio secondo canale 0DX e l'ala ovest. Andiamo subito dove eravamo rimasti l'altra volta. Eravamo qui al secondo mondo e dobbiamo andare a vedere che cosa hanno da dirci i nostri amici protagonisti di questo mondo. Altri simpaticoni, c'è questo che dura un sacco mi sembra a parlare. La mia testa, che male. Dubito che per te sia un organo vitale. Vitale? Non facci caso, fustone. Oh, certo, una volta io ero un duro. Forse il più inflessibile di tutti. Ho cercato di difendere questo villaggio dalle orribili creature da solo per quasi un anno intero. Poi è arrivato quel mostro tremendo e ha incominciato il bombardamento coi macigni. Io ero pieno di coraggio e con l'armatura che risplendeva sotto il sole, e sono salito in cima alla collina per affrontarlo, ma lui mi ha pestato come se fossi una bistecca di Jekos da cuocere. Perché non provi a ucciderlo con i tuoi melodrammi? Come ci stai riuscendo? Dopo il mio ultimo terribile fallimento ha bloccato la strada per il suo covo con un macigno da 30 tonnellate e ora nessuno può raggiungerlo per sfidarlo di nuovo. Allora, il nostro saggio, un maestro dell'Eco Blu, assieme ad un genio della meccanica, inventato un macchinario capace di sollevare il macigno e toglierlo di mezzo. Ma ahimè, il saggio è sparito prima che potessimo farlo funzionare. E ha portato con sé anche tutte le sue batterie. Perlomeno sono riuscito ad eliminare un bel po' di pontoni, così il mostro non potrà più scendere e farmi di nuovo del male. Wow, ottimo lavoro, fustone! Ma ora ci servirai per riprendercele! Oh, certo! E come no, la mia sorte sarà segnata! E va bene! Ok! Portatemi 90 globi precursor e io andrò a sciogliere tutti i pontoni! Ma vi assicuro che non combatterò mai più contro quel mostro! Oh, che meraviglia! Bravi, mi avete portato i globi precursor! D'accordo, sistemerò il ponte. Basta che non mi chiediate di combattere di nuovo con quel mostro tremendo! In realtà si poteva, cioè il modo per andare, cioè per passarlo questo ponte senza effettivamente dargli i globi, o almeno io mi ricordo di esserci riuscito. Praticamente devi saltare sperando che il pesce non ti mangi, perché se va nell'acqua c'è il pescione che ti mangia. Vediamo, eccolo, e lui ti mangia senza pietà. Però mi ricordo di che si poteva in qualche modo, forse non si poteva arrivare proprio fino in fondo, no? No, mi sembra di sì. Comunque, così ci arriviamo senza pericoli. Dunque, laggiù andiamo nel coso tutto col fango. Però preferisco fare prima il livello... Aspetta, sentiamo lui. No, no, non ci voleva un altro eroe. Ho perso anche le mutande. Attenzione, questa è la voce di Aldo Stella, la voce di Clank. Dammi retta, fatti furbo e punta sul mostro. Questa scommessa mi ha praticamente rovinato. Senti, ti faccio una proposta. Con 90 globi io mi rimetto in sesto, esco da questa botte e in cambio ti regalerò una bella batteria. E se sei coraggioso, un'altra scommessa per te. La mia grande rimonta. Batti il record di velocità del precipizio della morte nel bacino del precursor. Il bacino precursor è bellissimo. Una bella sommetta e tu un'altra batteria. E adesso andiamo. Aspetta. Oh, certo. Con quei globi ricominciamo. Si vede che lui non c'ha niente sotto, guarda. C'ha la pancia e poi non c'è niente. Promesso. Andiamo al bacino precursor, che è uno dei livelli che mi piacciono di più di questo gioco, perché c'è tutto con lo zoomer. Ecco, come vedete questi dialoghi, questi personaggi sono molto sciatti, insomma, alla fine non aggiungono praticamente nulla alla storia, se non veramente i dettagli miserabili sul perché alcuni percorsi sono bloccati. Ho in corso un progetto di ricerca, potreste darmi una mano? Ehi, abbiamo una missione da portare a termine, siamo noi ad aver bisogno di aiuto. Beh, forse possiamo aiutarci a vicenda. Sto studiando il modo in cui le talpe fulmine scavano le tane nel bacino del precursor accanto al nostro villaggio. Ora, i Larker hanno spaventato le talpe e le hanno fatte venire in superficie. E siccome le poverine sono cieche, non riescono più a tornare sottoterra. Se voi poteste guidarle attraverso le loro gallerie, salvereste loro la vita. Ho qui una batteria come incentivo per voi. Ma certo! Talpe fulmine! Altro che! Magari per due batterie, Beh, ci hai provato.
Potrei separarmi da un'altra batteria solo se voi due mi portaste i globi precursor per le mie attrezzature di ricerca. D'accordo? Tutti vogliono i globi, che sono la valuta. La valuta locale. E niente, praticamente anche questa ci ha detto: dovete andare a riportare le talpe nelle buche, perché c'ho gli esperimenti. Aiuto. È tutto così, tutto i personaggi non sono altro che gente che ti dice cosa fare per avere le batterie. La storia è limitata veramente solo a Jack, Dexter e... Oddio, qui sta slaggando tutto. Allora, qui ci sono un po' di cose da fare. Ad esempio c'è... Wow! Qua ci sono le piante infettate dall'eco scuro e dobbiamo ripulirle. Ci sono anche l'archer volanti. Quante cose. Guarda che bellezza. E questa è la roba che ti chiede il saggio verde, mi sembra. Bisogna essere veloci perché ricrescono. Ecco, vedi, tornando al discorso della lore che facevo nell'altro episodio, cioè molti direbbero, cosa sono queste piante? Queste piante vengono fatte, queste ci vengono strizzate, ci viene fatto il vino è l'alimento con cui nutrite le persone, hanno bisogno, e quindi per questo il sindaco è così di fuori, perché beve il vino delle piante, cioè, capito? Sono veramente seghe mentali, che magari in alcuni giochi vengono proprio inserite dagli autori, ma in altri no, in altri semplicemente una cosa è lì perché c'è. E qui torniamo al discorso di Fumito Ueda di The Last Guardian, che appunto in un'intervista aveva detto che le cose le fa perché gli va, poi uno le interpreta come gli pare. Il fatto che la gente abbia i cornini non è che abbia chissà quale legame, che nasconda chissà quale legame fra i giochi, ma è semplicemente un segno distintivo del suo stile. Fumito Ueda, dai colori allo stile dei palazzi, alle cose, subito ti portano nei mondi che ha creato lui. Poi è chiaro che se sono tutti coesi, se l'estetica dei giochi è tutta simile, è normale che ti viene da pensare che sia lo stesso mondo, ma è irrilevante. Io però sto perdendo tempo, dai, su! Fatto. No, però sta venendo buio, io lo volevo fare di giorno il bacino dei Precars. È buio, che palle. Continuate a stupirmi. Perfetto. Ma forse è solo perché non avevo grandi aspettative. Ok, il vostro momento di gloria è finito. Ora muovetevi. Allora, come vedete sto cedendo al mio volere, la mia voglia di collectathon. Non posso evitare, dobbiamo inseguire questi stronzetti col pannolone. No, non sono facili, ammetto che non sono facili. E specialmente le prime volte che giocavo a questo gioco era impossibile recuperarli, insomma, colpirli. Vediamo se... perché devi veramente... non devi sbagliare... vedi. Sono tre, mi sembra, e quando li prendi tutti e te ti dà la batteria. Ecco, vedete che qui non c'è riflesso, per qualche strana ragione. Invece quando li prendi sì. Ma guarda che casino. Boh. Sono glitch questi. Non so neanche se ci fosse nella versione originale. Sì, sto frame rate con lo zoomer è molto triste che sia così ballerino. Ok. Ma quanti trofei c'è? Ecco. Drini. Ci vuole concentrazione, ragazzi, devo stare zitto. Devo stare molto zitto. Sì. Ruini. Madonna, la devo prendere subito perché non voglio di rifare tutto il percorso. Bene. C'è un altro bastardone. Madonna, ma che schifo di rallentamenti. No, questo è quello di figlio. Ora va giù, ora scende nel buco. Io ti prendo al... no, non lo prendo al volo. Addio, no, l'eco scuro. Allora, qui c'è... io sto facendo un po' tutto a caso. Queste sono le talpe che ci aveva detto la signora di prima. Ah, c'è anche la sfida dell'anello. Che bellezza sto... è tutto proprio un purpurrì di missioni, di cose.
Allora, queste talpe vanno portate nelle buche. Che non, dove, eccola qui. Praticamente vanno solo inseguite e poi pensano a tutto loro. Però baci. Ma, però mi butti sull'eco oscuro, maledetta. Vai, 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 bellino, vai, bellino, vai, 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 perfetto, una. C'è Frenzy02699 che mi ha chiesto l'amicizia. Ragazzi, io però non vi posso accettare tutti, non ce la faccio. Perché se no mi riempite i messaggi di cose. Come posso fare? Però veramente io vi ringrazio veramente. Ma guarda, vai, vai, vai. Bravo, bellino, bellino. Ultime due? No, dove vai te? Sì, vai, 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 vai. C'è anche il maledetto cucco poco. No, perché ritorni via? Sei un po' bastarda, sei. Ma poi se mancava alle più che tarpe, io lo so. Oh, una tarpa di merda. Vai. Oh, va. Nella geologa. Io nel frattempo non ho più voce. Ecco, mi sto rendendo conto che sto veramente abbandonando ogni freno inibitorio che mi... No! Che mi impedisce di non vivere il gioco in modo completista. Perfetto. Però veramente, cioè, è troppo bello. Mi prende veramente... Uini. Che riso? Mamma. Ah, ok. Seguiamo questo coso. No, guarda che bastardo. Quel pannolone. Che culo. Ho preso proprio per sbaglio, l'ho preso. Andiamo a prendere qui globi e facciamo la sfida dell'anello. E se non erro sono due le sfide dell'anello. E sono molto toste. Prendi quei globi. Prendilo, prendilo. Dio. Ah, c'è un altro, aspetta. Tonno. Che bello il suono che fa l'elica quando picchi su qualcosa. No. Dio. Otto. Ma guarda che... Cioè... Oh, no. Oh. Volevi scappare. Volevi ma non ce l'hai fatta. Lotta libera. Ma guarda che sole c'è. Io come devo fare? Io non so più che devo fare. Delle aspettative. E andiamo a fare la sfida dell'anello. Ragazzi, questo episodio è tutto sul bacino precursor perché sì, perché è bello, dai. Ok? Andiamo veloci. Ma non mi puoi rompere il ritmo così. Mi hai rotto il ritmo. Preso un anello. No. Ah, meno male non c'è il tempo, eh. Non c'è il tempo. Quindi te puoi tranquillamente fregartene del tempo tra un anello e l'altro, però li devi comunque prendere. Mi sembra che non ci sia l'anello, eh. E il tempo, eh. Pum. Boh, mi ricordo mica. No, mi sembra no. Boh. No, il tempo è in Jack 2, nelle sfide dell'anello di Jack 2. Madonna, sono scoppiato. Ah, qui proprio, mi butti fuori così. Ripartiamo da capo. Allora, 1, 2, 3. No! Che bel rosa. Che proprio bello questo rosa qua. Luminoso proprio. Solo io posso fare delle come si può dire? Delle osservazioni sul rosa, su questo colore qua. Degli anelli. Mi sa che siamo quasi alla fine, no? Ah sì, ora, credo di sì. Però quando è finito. No? Ah no, allora è dopo. Ah, è vero, ti fa risalire di là. Sono, sì, è vero. Sono un po' pallose queste sfide dell'anello, eh. Però sono, alla fine sono diventate caratteristiche di Jack. Che sono, se vi ricordate, molto simili all'ultimo livello di Crash 3, che c'era l'anello con l'aeroplanino. E queste sfide dell'anello sono in tutti i Jack. Jack 1, Jack 2, Jack 3. Jack X anche. Ora, se non sbaglio, c'è anche la sfida dell'anello blu. Sì. Ma prima facciamo la gara che ci ha detto lo scommettitore con la voce di Clank.
Andiamo a vedere. Prendi l'eco blu. Ma che cazzo fai? Prendi l'eco blu. Prendi l'eco blu. Non ce la fa. Vai. Ma che cazzo ho fatto? Cosa ho fatto? Ricominciamo da capo. In modo più pulito. Ecco blu. Sì. Bene. No. Ce la posso fare? Bene. Molto bene. Come vedete questo episodio è molto descrittivo. Vabbè, non posso sempre parlare di cose, dai. Una volta devo anche semplicemente godermi il gioco. Ma no. Andiamo a riprovare. Levati. Prendilo. Sì. Gira. Vai. No, la blu. Prendilo, bravo. Sali sull'urloi. Vabbè, non ce l'ho fatta. Però forse ce la faccio lo stesso, arriva in fondo. Ce la faccio. Ce la devo fare. Sì. Bene, resta da fare solo il coso blu e abbiamo finito. Perché non inizia di qua, inizia di là. Dove? Eccolo là. No, devo salire sopra. Jack and Dexter. Intanto è venuto giorno, meno male, perché questo livello mi garba di più con la luce. E via! Io non mi ricordo veramente se dopo un po' scadono. Boh, ma meglio rimanere col dubbio. Non ho voglia di rischiare di dover rifare tutto da capo. Perché spero di riuscire a farlo. Ecco, qui devi saltare sul sasso. Guarda che stronzata. Quello blu è difficile. Perché c'è pieno di tranellini. Vai, gira, vai su. Che bello, cioè è troppo bello. Io voglio giocare a Jack and Dexter tutta la vita. Sempre il solito gioco che ho finito 20.000 volte. Sì, vai, bene. Dov'è? Ma prendiamo un po' di vita. Madonna come slagga. Vai. Concentrazione. Dov'è? Oh, dov'è? No, dov'è? No, dov'è? Dov'è? Ecco, stiamo per scoprire cosa succede. Devi attraversare gli anelli prima che si disattivino. Ecco, perfetto, no. E là, devo rifare tutto da capo. Ma poi abbiamo quindi scoperto che bisogna essere veloci. 1, 2, 3. Mi sono abbassato come se vedessi meglio, bene. Madonna, come quando, sai, mi ricordo da piccolo giocavo a Tomb Raider e quando avevo paura di entrare in una stanza facevo così, sperando di vederlo, di vederci meglio senza entrare, evitare di trovarmi davanti a mostri incredibili. Che poi tra l'altro io non so se preferite che io stia zitto o che parli, perché anche sta cosa va capita, cioè io ci tengo a parlare sempre e non sta mai zitto perché è un modo per rassicurarmi che c'è un modo per assicurarmi che il contenuto sia sempre di intrattenimento e che non venga mai a noia. Però qua sta diventando difficile la cosa. Probabilmente prendo un anello al contrario. Vediamo. Allora. Aia. Aspetta. Eccolo. Vedi, devo fare così. Vedi, ecco cos'è. Lo prendevo al contrario. E quindi non vedevo. Mi rimaneva dietro. Non lo vedevo. Mannaggia, bastardo. Dove devo andare? Oh, eccolo, per fortuna. Ah, bisogna salire, giusto. Ecco, è finita. Sì. Guarda come rimbalza. Bro. Anello blu. E abbiamo finito. Finito il bacino dei precarsi, torniamo indietro, andiamo a casa. Questo livello mi è sempre garbato perché, nonostante alla fine magari venga anche a noia perché lo sono a mente, però è sempre appagante, non lo so. Quello zoomer, vedete, così tranquillo, ti fai tutto il tuo lavorino e te ne vai via. Ok, andiamo da questa cosa. Grazie per aver salvato quelle talpe, siete stati bravissimi. È rimasto il coso che sbalena. Vi sarà molto utile. Adesso posso tornare alla mia ricerca. Oh.
Zin! Diamogli anche i globi così si cheta. Sta stro... Ah, avete i globi? Guarda un po'. Ecco la batteria che avevo promesso. Sdro! Dobbiamo parlare col tipo... col tipo d'azzardo. Andiamo a parlare con Clank. Sei stato grande, ragazzo. Lo sapevo che avresti battuto il record. Allora, ecco a te la batteria. Io vado a riscuotere la mia grossa vincita. E lui non vuole dei globi? Non mi ricordo più. Qui i trofei, come se piovessero. Non vuole globi. Perfetto. Io li ho già presi. Si lagna come una stronzetta. E allora mi sa che chiudo qua. Volevo fare due livelli, ma ho fatto solo il bacino precarcere, perché è immenso. Basta così. Ci vediamo al prossimo episodio, dove andremo nella città perduta dei precursor sott'acqua e nella cosa di fango, così. Vabbè, poi vediamo. Ci vediamo come sempre nei commenti. Iscrivetevi a questo canale, seguitemi su Instagram e sulla mia pagina Facebook. E mi raccomando, cliccate sulla campanella dell'iscrizione, perché se no non vi arriva la notifica e voi magari ve lo perdete quando non volete perdervelo, vero? Basta con i discorsi a culo, io prendo di nuovo il mio tappino. Vi saluto così e... è un grandissimo super ciao, ragazzi!